Ecco, sentiamo le impressioni dei vaianesi. Cosa significa vedere la Badia così adesso? La Badia così adesso, se non la si è vista prima o la si è vista noi, la poteva essere anche così in questo momento. Solo come la si è vista noi, la cosa l'è cambiata notevolmente. Appunto, voi l'avete vista, l'avete vissuta? Averla vissuta nella vecchia maniera, che noi si era ragazzine, ci si viveva qui, e vederla così è tutto un altro, si allarga il cuore, veramente. Non si sapeva da essere in ambienti così belli, anche se per noi li erano vissuti. C'era l'impiantito di quegli lucidi, sì. No? Allora hanno in tempo... Che le suore le mangiavano, perché qui ci si stava tutti i giorni. Allora si veniva a pattinare, perché qui ci si pattinava. Don Carlo, cosa significa arrivare oggi a questo punto dei lavori di restauro? Beh, certamente è un buon traguardo perché è stato un percorso non facile, un percorso di grande attesa, dove francamente a volte non si riusciva a capire il punto d'arrivo, perché certamente lavori di questo genere non sai mai dove ti possono portare. Ora che gli ambienti sono restaurati, che le stanze sono accessibili, è veramente un momento significativo, un momento bello, un momento importante, ma non solo per me certamente, ma per tutta la comunità di Vaiano, civile e religiosa, perché questi ambienti sono stati ridonati, rinnovati certamente alla comunità, al suo patrimonio culturale e anche spirituale. E questi ambienti saranno frequentati soprattutto dai ragazzi, quindi? Sì, almeno questo nel nostro progetto, nei nostri auspici, che siano frequentati principalmente per la catechesi, ma certamente c'è posto anche per tutte le altre iniziative delle diverse associazioni, dei diversi gruppi presenti in parrocchia, come anche dei diversi gruppi presenti in Vaiano che vorranno beneficiare di questi ambienti. Cioè è una casa sostanzialmente aperta a tutti, come lo è sempre stata in definitiva. Io credo che molti vaianesi rimarranno benevolmente sorpresi per il ripristino, per il restauro, anche perché ritrovano ambienti che francamente non avevano mai visto. Avevano visto magari ristrutturati, riaccomodati per le necessità. Mi ricordo per esempio aver sentito famiglie sfollate che hanno vissuto in Badia, famiglie che appunto abitavano normalmente qui. Ora, rivedendo, credo che non ritrovino più gli ambienti di prima. Sicuramente lo spirito, sicuramente tanti ricordi, ma come ambienti certamente è tutto nuovo. Quindi è una sorpresa per tutti. Architetto, che cosa significa per lei essere riusciti a completare un lavoro così importante, così grande? È una cosa molto importante, perché qui i lavori iniziano a metà degli anni 80 addirittura, quindi con una lunghissima gestazione e un'altrettanto lunga esecuzione. Siamo andati avanti con grandi difficoltà economiche in tutti questi anni e con finanziatori più vari, ovviamente, in primo luogo il Ministero per i Beni Culturali un tempo, poi il grosso contributo della parrocchia, i privati che hanno dato un consistente aiuto, e fino a quest'ultimo lotto che è stato finanziato da questa società Arcos, che è però è filiazione ministeriale, ovviamente, da privati e dalla parrocchia egualmente. È un tassello importante della storia del restauro di questo importantissimo monumento, e è particolarmente significativo per la sua organicità, perché qui abbiamo restaurato in questo piccolo lotto, piccolo nei confronti delle necessità, perché è un grande lotto, i cosiddetti ex dormitori, cioè gli ambienti dove i monaci dormivano. E quindi l'abbiamo recuperata anche il senso spaziale, perché abbiamo richiuso tanti varchi che erano stati aperti arbitrariamente, ridando una grande funzione al deambulatorio superiore. Quale pensa sia la cosa più interessante, cioè il particolare più interessante che ha scoperto lavorando qui dentro? Allora, la cosa più interessante che abbiamo scoperto è l'enorme stratigrafia dell'abbadia. Questa è la cosa importante, cioè l'abbadia di Vaiano mantiene testimonianze
alto medievali fino alle ultime testimonianze 7-800esche che abbiamo recuperato con questo apparato decorativo, in una successione storica che ha, non ha soluzioni di continuità, potremmo dire, ma che ha dei momenti particolarmente significativi. Uno tra questi è indubbiamente la fase medicea, quella che dà luogo alla costruzione del chiostro e alla ristrutturazione però dell'intera abbadia. Questo è molto importante. E una seconda fase, che veramente è stata una scoperta assoluta, è questa fase decorativa settecentesca, che si protrae anche all'inizio dell'Ottocento e che consiste in tutti questi apparati decorativi che voi vedete ormai in luce e che non apparivano tali perché erano coperti da tinteggiature. Ecco, questi sono gli aspetti più importanti. Però dobbiamo considerare che il monumento è talmente importante che non ha strategicamente, logisticamente per il territorio, che non ha mai avuto una soluzione di continuità. Ovviamente ha avuto momenti di splendore e di decadenza, come tutte le importanti strutture che servono per il territorio, però ha avuto sempre una continuità storica. Si è fatto un bel lavoro, c'è da ringraziare chi ci ha lavorato, chi ha tirato fuori i quattrini soprattutto e ha pagato subito. Comunque è una bella soddisfazione, eccetera. Questo il privato, il sottoscritto, che ha pagato la quota che voleva, e certamente c'è da dire gli architetti, la direzione dei lavori, le maestranze sono state all'altezza della situazione. Ecco, eccellenza, due parole su questa giornata molto emozionante. Che cosa si prova ad arrivare a questi punti? Hai già detto tu, molto emozionante. Per me è un po' meno emozionante, nel senso che già sono successe altre giornate così, no? Quindi siamo un po' abituati, per grazia di Dio, a queste tappe del grande restauro di Vaiano, dell'abbadia di Vaiano. E io devo rendere grazie, basta. Ho voluto quest'opera, ho accordato fiducia a diverse persone, a cominciare da Don Vittorio. Devo ringraziare i parroci di ieri, Don Mario, parroco di oggi, Don Carlo, no? E la popolazione di Vaiano, tutti coloro che a livello di istituzione statale, le belle arti, l'architetto Dalla Negra in primo luogo, ovviamente, con l'architetto Lupi. Devo ringraziare tutta la popolazione che ha concorso, tutti coloro che hanno dato veramente perché potessimo vedere questo desiderio finalmente realizzato, no? Non si poteva lasciare abbandonata è proprio disordinata una sede così prestigiosa del monachesimo della Valle del Bisenzio e della parrocchia, della chiesa. E allora siamo contenti. Spero che con l'accordo di tutti, superando tutte le difficoltà, se ne sono superate nel passato, vada in fondo il restauro. Sono dispiaciuto semmai di non vederlo finito sotto il mio episcopato, ma questo non conta nulla. Auguri. Grazie. Beh, è una giornata di gioia perché si è fatto un altro piccolo passo per la valorizzazione di questa abbadia, che è un complesso importantissimo sia dal punto di vista storico che dal punto di vista artistico, e quindi io rappresento la società che ha finanziato questo lotto di lavori. E non posso che essere orgogliosa del risultato. Ecco, quindi, insomma, l'ultimo lavoro della sua associazione, giusto? Sì, perché purtroppo la società è stata chiusa nei giorni scorsi e quindi non potremo, come avremmo voluto, magari aiutare l'abbadia con un altro finanziamento. Però comunque la soddisfazione è grande, insomma, di aver, cioè come ultima attività. Certamente, perché questa è la riprova che la società ha operato bene sul territorio, nonostante quello che è stato detto. Grazie. Signor Rigoli, lei ha vissuto ampiamente queste stanze dell'abbadia prima del restauro, giusto? Sì. Visitando questi ambienti restaurati
così belli, che ritornano con un aspetto così curato e così bello, non c'è da esserne che contenti e orgogliosi, perché anche un lavoro che abbiamo iniziato tanti anni fa, abbiamo cominciato negli anni 90 per far conoscere e valorizzare questa badia, con questi lavori, con il recupero di questi ambienti degli antichi dormitori dei monaci, diciamo così, arrivano ad un compimento importante e tutti i baianesi possono essere contenti del recupero di questi ambienti che sono un patrimonio comune di tutti noi. Ecco, lei che si occupa del museo, adesso avrete appunto anche da lavorare molto di più, insomma. Ma sarà un piacere far conoscere alle persone che non conoscevano e che magari avevano visto e vissuto questi ambienti quando erano in tutt'altra condizione, vederli così recuperati. Per qualcuno sarà una sorpresa e faranno la solita domanda, dice: ma erano così? Erano così, nel senso che sotto le scialbature, le imbiancature degli strati che si erano accumulati nel corso del tempo e l'incuria purtroppo, come è stata richiamata, adesso recuperano questo aspetto così elegante, così bello, che è quello che i monaci vogliono dargli nel 400, nel 500, nel 700, fino a che appunto non furono soppressi dalle leggi napoleoniche del 1808. Emozioni tante, perché l'impegno mio personale fin dall'inizio è stato quello di far conoscere questa badia. Quando la badia era in condizioni spaventose, di degrado impossibile, si pensava, come ha detto anche Riccardo Dalla Negra, che non fosse possibile recuperarla, e oggi vedere realizzato, quando nessuno, diciamo così, ci credeva, quello che noi all'epoca, 20 anni fa e più, auspicavamo, vi lascio dire l'emozione che è, diciamo, che ho dentro di me e tutti i sentimenti che si accavallano nel cuore. Beh, 20 anni di distanza, come ha detto il nostro vescovo, è un'emozione indicibile, perché a volte si ha la sensazione di sognare, di guardare in avanti e di essere fuori del tempo e del mondo. Poi si vedono queste realizzazioni straordinarie in cui c'è l'arte, la parte artistica, artigianale, le competenze professionali, e si vede che veramente questi sono i nostri tesori, è il nostro patrimonio. Poi sono anche un po' orgogliosa di questa cultura che riaffiora, perché sentendo tante volte purtroppo dire la cultura non serve a niente, ma perché ci si dà, non dico spende soldi perché ora non si può spendere neanche più nulla, ma dico perlomeno si spende attenzione per la cultura, ecco, io invece sono orgogliosa che questo avvenga dovunque e nella nostra comunità. Io devo dire che questa è un'erba buona che ha attecchito e che sta dando davvero dei grandi frutti. Questo è un bellissimo restauro, molto in tono, tra l'altro aggiungo, sono molto colpita anche da questa suggestione stile 700, che è molto delicata, con questi toni tenui, questi equilibri, queste simmetrie. È un godimento soltanto viverci in questi ambienti. Grazie.